conoscerlo immediatamente, però ho l'obbligo di ringraziare il magnifico rettore per due motivi peculiari. Il primo è estraneo a questa conferenza stampa, ma è di grande valore per l'oncologia messinese e soprattutto per l'oncologia universitaria, perché in questi giorni è nato per la prima volta al Policlinico Università un dipartimento attività integrata di oncologia, il DAI oncologico. E questo credo che sia un passo in avanti strategico di grandissima importanza, perché mettere insieme con un'unica finalità, se volete anche di natura gestionale, le unità operative che più di altri si occupano nell'azienda del processo del paziente oncologico, significa veramente quello che diceva poco fa Don Cesare, finire di curare il paziente per prendersi cura a 360 gradi del paziente. Benedizione, perché ogni giorno tutti i colleghi del policlinico svolgono un'opera instancabile, senza apparire nei giornali, magari ci appare il rettore, ci appare il direttore dell'unità complessa, ma dietro il rettore, il direttore generale, il direttore amministrativo c'è un'intera comunità che ogni giorno lavora in silenzio, che ha un solo scopo la mattina, che è quello di curare i pazienti e di far sì che la didattica e la ricerca in questo policlinico cresca. E quindi sono io che sono molto contento di poter dimostrare i primi risultati di un percorso iniziato con la mia elezione. Quel giorno l'ho detto anche quando abbiamo fatto la campagna Il saluto a Peppe La Ganga, avevo chiesto un policlinico migliore, un policlinico più umano, un policlinico dove, ho fatto quell'esempio che vi faccio, non basta avere le belle strutture, perché se mi date una Ferrari io non la so guidare, non faccio neanche più un giro del Gran Premio. Allora, però abbiamo dei grandi medici, che sono prima di tutto delle grandi persone, sono degli uomini e delle donne che hanno realmente delle doti umane uniche. Non abbiamo paura di confrontarci su questo campo con nessuno. Avevamo bisogno di migliorare alcune delle nostre strutture. Abbiamo iniziato questo percorso con la dottoressa Amato, il dottore De Vita e il dottore La Ganga, e oggi, a poco più di due anni, con l'impegno di tutti, il dottore Trifirò, il dottore Malara, tutta l'azienda universitaria e con l'aiuto importante dei nostri colleghi che lavorano ogni giorno qui, abbiamo avuto la possibilità di mostrare i primi risultati di un percorso sinergico che non stanco mai di ricordare che questo è il policlinico universitario. Se è pur vero che è una legge dà un'autonomia gestionale all'organo monocratico del direttore generale, se questo è scelto d'intesa, se all'interno di questa struttura quelli come me svolgono una triplice funzione inscindibile, didattica, ricerca e assistenza, significa che abbiamo un taglio diverso. Noi siamo un DEA di secondo livello, siamo un luogo che forma i medici, siamo un luogo che forma gli specialisti, siamo un luogo dove gli studenti svolgono con noi ogni giorno la nostra attività.